Grazie. Ed eccola la nostra campionessa qui, la campionessa del mondo, Lisa Vitozzi. Si sono commossi, hanno gioito per te, ed ora per noi adesso annunciarti. E ci diamo la parola a Silvio. Alzi la mano chi non sta piangendo, perché voglio vedervi. Anche Pietro piange. Lisa, allora ci hai regalato delle emozioni incredibili. Soprattutto te ne sei resa conto, tu sentivi che c'era gente che qua ti sosteneva fino in fondo, ha mollato qualsiasi cosa stesse facendo per seguire le tue gare ed era lì in pista con te di fatto. Sì, sono contenta che tanta gente viene spesso a vedermi quando può, ovviamente tra il lavoro e gli impegni permettendo. C'ho veramente tanta gente, tanto seguito e vi ringrazio per questo perché per me è molto importante. Ora tutti vorrebbero sapere, ce l'hanno chiesto prima che tu arrivassi, a chi dedichi queste quattro medaglie, ma soprattutto a chi dedichi questo momento della tua vita così straordinario? Lo immaginiamo! Intanto Monica, in quanto che vi riprendete, dovrebbe esserci qui un ragazzo che si chiama Mirko Romaniglia. Mirko! E sei qua, eccolo qua, accogliamo anche Mirko con un bel applauso. Mirko, dietro quale non ti sei nascosta, perché l'hai sempre detto, non hai fatto mistero, ma con grande coraggio, con un grande carattere, come pochi hanno, ce l'hanno testimoniato anche Silvio e Pietro prima, ci hanno detto, e lo sappiamo, insomma, ognuno di noi segue vari sport quando sia difficile rialzarsi, ma tu ce l'hai fatta. E questo è quello che ti rende unica, è quello che ti rende straordinaria, al di là del valore delle tue medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, ma io credo che il messaggio che tutti presenti qua e tutti i tuoi tifosi vogliono lanciarti è proprio quello, di essere un esempio per chi nella propria quotidianità si trova a che fare con dei problemi, un esempio per dimostrare questa grande resilienza e per farcela. Quindi io ti dico grazie a nome di tutti quanti per questo grande esempio e penso che lo vogliate testimoniare con un applauso. Ed è una grande responsabilità questa, per te, Lisa. Ah, sì, grazie per le belle parole. Sicuramente quel momento difficile mi ha rafforzato di più e quello mi ha fatto arrivare oggi dove sono, e quindi ringrazio chi mi ha fatto una testa dura e una tanta voglia di battere la testa prima di realizzare che bisogna sempre lottare per i propri sogni e non mollare mai, anche nonostante le difficoltà, che nello sport come nella vita penso che ognuno faccia lotta ogni giorno per questo, quindi fanno sicuramente i momenti difficili, fanno crescere come persona, e io sono cresciuta molto e questo mi ha reso molto più forte e rialzarmi è stato più bello di tutte le medaglie che posso vincere nella mia vita. Mirko, un lavoro non facile, ma il frutto di un lavoro di squadra. Le scorciatoie non esistono, quindi voi le avete affrontate tutte le strade principali per arrivare però a questi grandi risultati.
Sì, sicuramente sono stati 3 anni che ho vissuto assieme a Lisa, questi molto, molto difficili all'inizio, perché ho vissuto la parte finale del suo periodo buio e ho cercato di aiutarla anch'io nel mio piccolo ad uscirne. E poi è stato molto bello rivivere la vecchia Lisa, quella che vinceva fino alle prime gare della scorsa stagione, e quest'anno l'apoteosi con questo mondiale che finalmente ha dato lustro a quella che è lei, che è una grande campionessa. Nico! Il mondiale di Nove Mesto è stato apoteosi con le 4 medaglie e il titolo mondiale soprattutto, ma la stagione non è finita, diamo uno sguardo in prospettiva per le prossime settimane. La stagione è ancora lunga, c'è ancora l'ultimo blocco che è molto importante perché Elisa è lì davanti nella classifica generale di Coppa del Mondo, a pochi punti dal pettorale giallo. Tra l'altro non so se lo sanno, la prossima gara si gioca la coppetta dell'individuale, non so se lei si ricorda che la prossima gara è quella. Ha detto che sa tutto. Fa piacere. E quindi sarà ancora un periodo molto intenso, sarà importante recuperare bene e riallenarsi di nuovo questa settimana prima di affrontare al meglio questa trasferta, che sarà anche complicata dal punto di vista dei trasporti, perché saremo prima in Norvegia, poi in America, poi in Canada, quindi non facile. Lisa, tu hai la fortuna, ma anche la responsabilità, di vivere in una terra di campioni, quindi hai portato il terzo titolo mondiale a Sappada, dopo Silvio e Pietro, era una responsabilità mica da ridere. Sì, beh, sono contenta di esserci riuscita, però diciamo che superare loro è un'impresa molto difficile. Quindi al momento mi accontento di averli eguagliati come medaglia mondiale, poi chi lo sa. E poi a breve arrivano le Olimpiadi comunque, Mirko, come siamo, belli carichi? Sicuramente, lo sappiamo tutti che è l'appuntamento principale per cui siamo qua a lavorare e speriamo insomma di continuare a crescere. Ecco, mancano 2 anni, però la maturità è stata raggiunta, Lisa ce l'ha dimostrato quest'anno, adesso si tratta solo di consolidarla e superare appunto i tuoi maestri. Sì, dai, la maturità sicuramente l'ho raggiunta, però bisogna sempre migliorarsi, e anche perché dietro ci sono tante giovani, io non sono più così giovane, però mi difendo bene ancora. E 2026 sarà sicuramente l'appuntamento più importante, il mio obiettivo si sa qual è, e non è superare loro, però se dovessi riuscirci ancora meglio. Prepariamoci, cari amici, ad una grandissima festa, perché il talento c'è, la tenacia anche, l'età pure, quindi cari Pietro e Silvio mi sa che vi spodesterà con grande nonchalance. No, allora, io vorrei correggere un attimino Lisa, perché dopo la sua seconda, non so con chi parlavo, dopo la sua seconda medaglia di questo campionato del mondo, gli ho detto attenzione perché non è ancora finita. E quindi Lisa ha dimostrato che dopo la seconda medaglia il suo campionato del mondo non era ancora finito. Mi sento però anche di dire che da qui a qualche anno supererà me e anche te. E credo che Pietro la pensa allo stesso modo, a spallucce, come dire, inesorabile. Se possiamo considerarlo un record il nostro, i record sono fatti per essere battuti, quindi è la cosa più naturale. E l'augurio che noi le rivolgiamo è senz'altro questo. Lisa, noi sappiamo che a te i discorsi lunghi non è che piacciono tanto. Facciamo vedere però bene queste 4 medaglie, perché una è nascosta, quindi anche i nostri fotografi possono... Allora, io mi sposto e mi...